Ora che abbiamo riempito tutta questa tabella, questi sono i valori, possiamo rispondere anche alle altre due domande, la massima altezza, il punto B, e la velocità d'impatto a terra, VD. Cominciamo con la massima altezza. L'incognita, la massima altezza raggiunta, è nascosta in questo numero, energia gravitazionale in B, cioè nascosta in questi 134 joule. Infatti, nel punto B, questa è l'energia gravitazionale, ma l'energia gravitazionale si calcola mgh. Quale h? H del punto B, che è la nostra incognita. Allora, con la formula inversa, ci troviamo l'altezza del punto B, dividendo l'energia gravitazionale in quel punto, 134 joule, diviso mg, che è il peso, 19,6 newton, del sasso. Il risultato è 6,84 metri. Viene metri perché joule è newton per metro, newton si semplifica, rimane metri. Giustamente è un risultato ragionevole perché è un'altezza maggiore di quella di partenza. Infatti all'inizio il sasso partiva da 5 metri, la massima altezza raggiunta 6,84 metri. Vediamo adesso l'altra domanda, la velocità d'impatto con il terreno, cioè la velocità nel punto D. Stavolta l'incognita è nascosta in questi altri 134 joule, che rappresentano l'energia cinetica del sasso al momento dell'impatto, D. Infatti, nel punto D, l'energia cinetica del sasso si calcola un mezzo mv alla seconda. Quale v? La velocità in D, che è la nostra incognita. Facciamo la formula inversa, quindi la radice quadrata di 2 per l'energia cinetica in D, 2 per 134 joule, diviso la massa del sasso, 2 kg. Il risultato è 11,6 metri al secondo. Giustamente è una velocità maggiore di quella di partenza, che era 6 metri al secondo. È maggiore perché in partenza il sasso parte con 6 metri al secondo, 0 metri al secondo quassù, di nuovo 6 metri al secondo ma verso il basso nel punto C, e poi il sasso acquista ulteriore velocità e da 6 metri al secondo si porta a una velocità ancora maggiore, che appunto è 11,6 metri al secondo nel punto D.